anche. Se una bambina quella se ne accorge che sono un povero disgraziato, non ci crede. Un povero disgraziato, non ti preoccupare, ci crederà. Intanto si tratta di fare il ricco solo per poche ore. Guarda qua, quando sei bello, magro, hai tante. Io vorrei sapere da te che cosa ti manca per fare il ricco. I soldi, che mi manca? Non scherzare, vai. Arova. Ma devo andare o non devo andare? Devi andare, ma devi aspettare. Ti vuoi presentare così dalla bambina a mani vuote. Ecco qua, vai. Un piccolo pensierino. Alla faccia del pensierino, un guindare questa. Vai. Non ti preoccupare, tutto tranquillo. Rosina, com'è cresciuta? Rosina, hai visto che zio ti ha riconosciuto anche di spalla, subito dall'asciù. Ciao. Troppo nera questa. Danke. Excuse me, Fräulein, è troppo urgente, è una cosa. Ah, miss, excuse me. Eine Freude, Freude, Fraule, Schwischite Italie. Eine Freude, Freude, Fraulein, piccole Frau, mia nipote, che è Freude, Frau, e Schwischite. Parli italiano. Ah, ecco, meno male, è meglio. Dunque, dovrebbe arrivare col volo, cioè deve essere già arrivato col volo adesso che è arrivato dall'Italia, una ragazzina un po' bruttarella, italiana, pelosa, tipo King Kong. Si chiama Rosina Calore, è alta più o meno così. Zio! Zio Nicola! Ciao! Come stai? Rosina. Sì. Calore. Sì. Madonna mia, come sei cresciuta. Ma lo sai che non sei cambiato per niente? Io mi ricordo di te benissimo. Anch'io mi ricordo di te, cioè, mi ricordavo, ecco. Ma tu non andavi a cadere alla parrocchia a Canosa? Ma veramente quella era Angela, non ero io. Ah, già era Angela, andiamo. Sì, andiamo. Tu eri quella che andava a ricamare all'istituto di Sant'Isabella. No, zio, quella era Vincenzina. Ascia la miseria, quella era Vincenzina. E che con tutti questi santi, uno si confonde, poi molti anni, sa che... Ein Augenblick, bitte. Wissen Sie nicht, dass es verboten ist, am Flughafen Gegenstände liegen zu lassen? Ah, jawohl, danke schön, jawohl. Okay. E tu alla bambola? Via, no, è perché se come queste li contraddisce, ingrezzano, jawohl, ok, danke schön. Boh. E io lo botto, ecco. Azzo quanto pesava. Hey. Ti stiamo dicendo, Rosina? Hey, Zita, ich hab sie ja schon einmal verwandt mit ihrer Puppe. Ma non è mio Puppe, ma perché me lo vuol dare a me se questo Puppe? E non ancora. È mio, è una fissazione. Allora, zio, è tua questa bambola? Sì, perché qualcuno che c'è qualche bambino piccolo ci deve aver portato un Puppe. Ma se non è mio questo Puppe, io lo butto, è pure pesante. Ecco il Puppe. Ah, Puppa. Dunque, ti stavo dicendo... Hai visto che è carino? Anche i carrelli qua sono diversi. È la Volkswagen che li fa i carrelli, sì. Hey, Zita! Chi t'ha sono? Ah, un'altra volta quello del pupo. Ma allora fissazione, non è mia questa bambola, no? Scusami, bambola, pupo. Thank you. No, scusa zio, aspetta. Andiamo? Un momento, ma perché piange quella bambina? Sì, è uno degli aeroporti più grandi del mondo. Poi con tutte queste scritte qui, se uno non parla bene la lingua come me, si può confondere. Arschlo, prenda hut. Scusen. Grazie. Rosina? Scusa, zio, dov'è che hai lasciato la macchina? La macchina è questa. Rosina. È mia nipote. Nipote. I bagagli. Belli, i bagagli. Oh. Sì. Vieni, Chiara, vieni, avvicinati. Ah. E i bagagli, sprechiamoci. I bagagli vanno. Ah. I bagagli. Che bella nipote che ha i bagagli. Scusa, è un po' confuso. Che belli i bagagli che ha i nipote. Bello. E lì i bagagli. Sì, subito i bagagli. A nipote. È un mio dipendente, un caso pietoso. Dico, arrivo di 8 anni! Se non credere, stai zitto, ci può sentire! Ah, sta già andando su così, da stai zitto, li posso... Disgraziato! Ciao. Benissimo, allora seguimi al tavolo numero 3, non ti faccio pagare niente. Sì, no, non ti preoccupare, non ti faccio pagare il conto. Vieni, Rosina, vieni, tesoro, vieni, Rosina, vieni. È bello qui, Che bello, veramente. È quasi di mia proprietà, ce n'ho già 5 ristoranti. Ecco per la bella bambina. Ma, zio. Appunto, se lei mi faceva parlare prima a me, adesso non... Ma perché non mi... È un povero derelitto, l'ho aiutato io. Prego. Sì, ma... Siediti. Understand? Eccoci qua. Sì, ma quello è stagione da bambini, dai, mica vado a rimanere lì. Sì, beh, una caratteristica di questi locali Switzerland. Mettono questi seggioloni da bambini perché noi ricchi siamo infantili. Signori, questo tavolo è riservato a una bambina. Te l'avevo detto.
E allora... Se vai un altro tavolo ti fanno pagare. E vabbè, quanto... 1000 franchi. No, preferisco rimanere qua, siccome sono stretto di bacino. E allora so... Non è possibile. Ma tanto, niente. Zio, che differenza fa? Andiamo. E no, la differenza c'è, sono 1000 francesi al giorno che vengono ma qua dai, a mangiare. Ma dai, è bello anche lì lo stesso. Zio. Sì? Ma hai visto che prezzi? Con quello che pagherai stasera un manovale ci campa perlomeno... Per lo meno un anno. Diciamo un anno e 4 mesi. È incredibile. Hanno scelto, signori? Stiamo appunto guardando... Ah, Rosina, mi raccomando che... Scusi, mi raccomando che quella cucina è molto pesante, scegli cose leggere. Perché i tedeschi mangiano, poi sale grazie, tutto signore. A loro. Grazie, signore. Ecco, adesso proprio completamente possiamo proprio... Insomma, cosa hai deciso? Dunque, a me mi dia coso. 190 figure, 175 a Malafego, 190 peggio ancora. Questo è leggero, 30 franchi. Pristi, chi te ve a questo? Quello è il coperto. È il coperto, è uno scherzo che faccio tutte le sere e ci cascano sempre. Questo è nuovo, non lo sapeva, vero? Ah, è uno scherzo. Oh, dunque, invece mi dia un frichi blisci plasti, prushima. Quello è il servizio. Servizio e coperto è tutto uno scherzo. Senti, Rosina, ordina qualunque cosa. Per me va bene tutto. Vengo subito. Mio Dio, dove vai? Guten Tag. Guten Tag. Antonia. Qui? Non c'è. Ma dov'è? No, non è arrivato. Ancora... No. My wife is cigarette. Thank you. Senti, scusa, ma quelli chi sono? È un armatore, mi deve dare 2 miliardi e mi tocca sorridere, che... Zio, attento! Ma guarda che cosa hai combinato. Grazie. Zio, ordinato escargot anche per te, spero che vada bene. Ti piacciono? Escargot? Sì. Come no? Questa è una specie, diciamo, di spizzichino, no? Buono, è vero. Un po' durette però. Al dente. No, che fai zio? Lascia stare. Che matto. Possibile che scherzi sempre? No, perché? No, un po'. Dai, ecco le tue finte. Ah. Excuse me, miss, I fed escargot. I know maniac, eh? Ah, gentlemen, ecco. Hai visto? È una pazza, linfomane! Ogni volta che mi incontro non mi dà un reggipetto, un paio di mutande. Per risparmiare i 2 miliardi. Cara mia, qua in Svizzera quello che conta non è la bellezza fisica, ma la ricchezza, i soldi. E io sono ricco, tanto ricco. Anche noi. Come anche voi. Anche noi siamo diventati ricchi. Naturalmente non come te, zia. Come me è difficilissimo. Io sono l'unico, forse. Beh, ti ricordi quando prima di partire tu hai svenduto quel terreno, papà, per 500.000? Quel che è servito, diciamo, per venire a fare questa fortuna in Svizzera. Sì, infatti. E poi la casa dei nonni. Beh, insomma, dopo il boom turistico, papà ha venduto tutto quanto in un blocco solo di un'impresa di costruzioni. Per 800.000.000. Ma che c'è? 800? Ma non è possibile. 800.000.000, tutto quanto il blocco. Scusi, faccio io, di a me. Ma che fai adesso? No, mi diverte servire il purè. Ma zio, in un certo modo. Ma scusa, che di qua, il purè con l'escargot, un piatto cicolò. Non l'hai. Sì. Ma come lo butti? Ma non è mica calcina. Ma che cosa fai, zio? Zio! Aspetta. Non c'è! Pino? Disgraziato! Oh, scusa, perché è successo un casino che non ti dico? Che succede? Rosina, a momenti si accorgi di tutto. Non è arrivata Antonia a vendere le sigarette. Vai dentro, prendi Rosina e portala qua. Sì, sì. Vai, di corsa. Che c'ho, i cani? No, ma c'è... Non fa niente, vai, sbrigati. Non perdere tempo, ti prego. E dai, tu chiacchieri sempre e perdiamo sempre un sacco di tempo. Sono salvo. Che giornata. Che sta puzza? Deve essere qualche gatto, deve essere. Qua dentro c'è sempre qualche cosa di schifoso. Aria?
Ah, non è un gatto, è un leone. Grazie, Dio, è stata proprio una serata indimenticabile. Proprio indimenticabile. Senti, ma com'è possibile un leone feroce nella tua macchina? Il fatto è, mia cara, vedi, che io ho fatto una donazione di 5 miliardi al giardino zoologico. Si vede che loro per sorpresa mi hanno fatto trovare questo leone in macchina. Che disastro. Almeno dico, io avvisato il porca puttana, quello graffia. Senti, vuoi venire a bere una cosa da me? Beh sì, forse il whisketto è meglio, no, è meglio di no. Ci vediamo domani, ciao. Sì. Allora ci vediamo domani. Domani, sì. In bocca al lupo. Pure il lupo. Ma che ti è successo? Se sapessi. Sui tratti macchine, io credevo che era un gare, quello era un leone, una chepa così, oh. Mi ha graffiato il naso, tutto il sangue della spina dorsale. Ma la pelliccia! Ma che me ne frega della pelliccia? La pelliccia è salva, non ti preoccupare. Pensa alla pelliccia, pezzo. E pensare a me che al momento arrivavo morto qua, mi ha levato mezzo culo il leone, per la mezzo. Adesso devo andare con una razza mutilata, devo andare.